Buongiorno, oggi cercherò di mostrarvi tramite questo breve video tutorial come utilizzare l'applicazione Quizlet. Questa è la home page, il sito si chiama quizlet.com, è un'applicazione adatta sia a studenti che a insegnanti e ci offre 6 vari metodi per imparare qualsiasi materia scolastica o universitaria. Innanzitutto dobbiamo registrarci, potete effettuare la registrazione sia tramite Google che tramite mail oppure tramite Facebook. Io la mia ce l'ho già, quindi effettuo il login tramite Google e questa è la pagina iniziale. Per creare un quiz dovete schiacciare su Create e vi esce fuori questa pagina. In questo spazio bianco dovete inserire il titolo e qua sotto, oltre che potete scegliere una lingua, potete scrivere o un termine o un testo completo e dall'altra parte ho la definizione del termine o un'altra parte del testo. E il profilo a pagamento permette anche di inserire delle immagini, audio oppure di cercare direttamente in modo automatico la definizione del primo termine su internet. Comunque anche il profilo gratuito arriva insieme a una voce che traduce le parole che abbiamo inserito e fatta da un robot. Torno indietro così vi faccio vedere un quiz già creato e i vari modi tramite cui si può giocare. Così viene fuori la pagina di un quiz già creato e completato. Questi sono i 6 vari modi che potete scegliere. Il primo si chiama flashcards. Una varietà linguistica è una varietà linguistica. Come sentite, c'è già la voce del robot che vi mostra quello che c'è scritto. Questo tipo di gioco consiste nel avere da una parte della carta il termine, dall'altra parte la definizione. Prosegue nello stesso modo anche per l'altra definizione che avevo messo. Learn vi permette di scrivere un testo completo, magari l'applicazione vi dà solo il termine, voi dovete scrivere la definizione oppure il contrario. Spell invece mostra un testo con dei buchi in mezzo. Varietà linguistica. Dove dovete inserire solo le parole mancanti. Poi proseguiamo con il test, che è un semplice test a scelta multipla, e match, dove il termine e la definizione devono essere abbinati uno all'altro in modo di farli sparire dallo schermo, in questo modo. L'ultimo è chiamato Gravity e consiste in un gioco vero e proprio dove qui dobbiamo inserire la risposta, ovvero in questo caso questo è il nostro termine, qui dovrei inserire la definizione del termine per completare il gioco. Schiacciando sopra su Search potete inserire una parola chiave qualsiasi, per esempio italiano, e vi verranno fuori tantissimi risultati di altri, con i lavori degli altri utenti. Poi potete scegliere uno qualsiasi e sempre come nel vostro caso del quiz personale si possono giocare i vari giochi oppure fare i vari test.